pace a te, anche oggi siamo insieme, grazie siano resi al Signore per la bella occasione che ci dà. Ci do dobbiamo fortificare nel Signore, ma con tutto il cuore. Dobbiamo imparare tutti a saperci presentare davanti al Signore. Quando leggiamo la parola del Signore, impariamo anche come si prega e non dobbiamo delegare frate prega per me, frate prega per me noi dobbiamo pregare per gli uni per gli altri lo dice la parola del Signore senza perderci d'animo noi dobbiamo pregare gli uni per gli altri però non dobbiamo avere l'idea che deleghiamo sempre agli altri frate prega per me poi certe volte sono quelli che devono andare a vedere la partita e dicono frate prega per me tanto tu sei a casa, sei anziano io mi vado a vedere la partita, vado in discoteca, faccio tutto quello che. non ti preoccupare, ah, tu preghi per me. Non funziona così, no. Molti cristiani, quando cominciano a camminare con il Signore, ricevono risposte potenti dal Signore. Poi passa un po' di tempo. Se sei tu uno di questi, vigila. Passa un po' di tempo pregano, 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 non ricevono più niente. Ma non perché Dio è cambiato. No, no. Perché restano nello stesso stato. Ti porto un esempio, no? Quando eravamo piccoli, per dire alla mamma che avevamo sete, facevamo così: bum 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 bu. La mamma diceva: "Bello sto figlio." a sete, correva subito con l'acqua. Ma supponiamo che arriviamo a 15 anni, ci sediamo e facciamo ancora boom, 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 ci guarda in faccia e dice: Sto figlio è scemo. Ciò che era una gioia all'inizio diventa un dispiacere col passare del tempo perché. Un figlio è restato come quando aveva un anno, quando cominciava a dire le prime cose. Noi dobbiamo crescere perché man mano che ci sviluppiamo, allora cresciamo e diventiamo maturi. Io temo che qualche volta io parlo, io prego, io faccio, ma questo non è uno spettacolo. Quando noi ci mettiamo insieme, Fratello, Sorella, io mi tolgo il cappello per quanti sono maturi, grazie a Dio. Abbiate la pazienza di ascoltarmi, perché abbiamo tanti che non riescono mai a crescere. Noi dobbiamo imparare dal Vangelo, che è la nostra guida, e dobbiamo imparare, quando stiamo insieme, così, dobbiamo imparare a aspettare il momento insieme per pregare, tu devi pregare quando stiamo insieme. C'era un fratello qui che è morto poco tempo fa, che il Signore lo salvò e aveva un negozio di scarpe. Quando il Signore lo ha salvato, diceva, frate, io quando c'è il culto la sera, quando devo andare al culto, non mi fa mai notte, non arrivo mai, perché per me andare al culto è come quando c'è la festa di paese cioè deve essere un andare al Signore è un'occasione che siamo insieme e dobbiamo fare a gara chi più può appressarsi a Dio e poi pregare gli uni per gli altri va bene ma non dobbiamo restare bambini perché ci sono dei format oggi nella Chiesa che Tanto di riverenza per tutto, ma non va bene perché? Perché andiamoci, sediamo nei banchi e deve fare tutto il pastore, tutto il prete fa i suoi inchini. Noi ci alziamo quando suona il campanello, siamo diventati automatizzati. Non va bene, non va bene. Non possiamo seguire Gesù così assolutamente. No, dobbiamo ogni volta andare con una voglia nuova di dire: oggi il Signore mi deve dare una risposta ho presentato sta cosa a Dio ma oggi sono insieme con i fratelli chissà che il Signore nell'insieme c'è qualche fratello che mi sostiene nella preghiera e questo deve essere se no facciamo ho detto che fa tutto il prete e, e poi suona il campanello e ci muoviamo ma ci sono delle nostre chiese evangeliche pure quelle che c'è il pastore che fa tutto, ci sono i quattro candici appesi vicino al muro, ci sono i versi da leggere e poi ci sono due o tre professionisti che fanno la preghiera uh, con una voce che sembra la voce di, di Dio quando parlava a Mosè nel film di Mosè. Oh Signore, oh Signore! E tutti gli altri stanno seduti. E ascoltano, già sanno come va il culto. Il pastore che dice, eh, grazie a Dio che c'è il pastore, grazie a Dio che c'è chi prega. Però non possiamo sentire sempre le stesse sorelle che pregano, gli stessi fratelli, due o tre, poi ci dobbiamo fermare. E tu quando preghi? Quando vai in chiesa? Quando preghi tu? Dobbiamo avere uno spazio dove ci dobbiamo spostare davanti al Signore, perché dobbiamo ricevere le risposte, un tempo che possiamo dire al Signore tutti quali sono le nostre aspettative. Un dolore, male, eh, un male, un disturbo spirituale, un, dobbiamo così fare. Io mi aspetto, sore, fratello, che tu non stai all'altra parte per guardare solamente, io mi aspetto che tu personalmente ti rivolgi a Dio con tutto il cuore, eh? e ricevi e dici, Signore, tu ieri hai fatto questa cosa, boh, non vedi mai quando arriva, ti sembra troppo lontano che arriva il prossima, la prossima riunione, perché ti aspetti un'altra cosa, questo deve essere. E allora diventa una gioia, diventa, uh, che bello, c'è la sorella, c'è il fratello, gloria al Signore, ora stiamo insieme. Ma è elementare questo che dico io, perché queste sono cose che si, si sono sempre fatte. I fratelli per stare insieme al tempo di quando ero piccolo, quando sono stato cresciuto, si... Avvicendavano per aiutarsi a mietere, per aiutarsi a zappare, per stare insieme e parlare delle cose del Signore e pregare per imparare un canto, per capire. Do, oggi vengo a lavorare con te, domani vieni a lavorare con me, perché domani, domani devo portare il letame nel terreno, ti vengo a aiutare, domani devo mietere, ti vengo io a aiutare c'era lo scambio, c'era la comunicazione, la voglia di crescere, c'è la fame. Sore, ti posso fare una domanda? Tu partecipi quando preghiamo il al Signore? Alzi le tue mani verso il Signore, Signore, presenti almeno i tuoi bisogni. Se non riesci a, a sostenere chi prega, chi ha bisogno, se non un, sei un intercessore, una che intercede e almeno preghi per te. fare una -la bella preghiera. che vuol dire una bella preghiera? Po po po, 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 po. tutto labbra tutta bocca senza cuore, tutta regolamentata. Dio ci deve liberare da queste cose artificiali. Queste cose artificiali sono come la frutta di plastica che tengo nella cucina. Che quando vai sembrano tanto belle, le banane, ma sono plastica. Il Signore ci vuole belle. Alleluia! Gloria al Signore. Dobbiamo imparare a pregare, tutti. Tu oggi devi imparare a pregare. Devi crescere, Sore, perché se no non ricevi risposte da Dio. Se è il caso che tu ti ricordi che prima, quando hai cominciato col Signore, il Signore ti accettava come bambino, bambino puro ora nato, a pentire il puro latte. Ma dopo la crescita ci deve portare a. Uff, dobbiamo crescere, Sore, dobbiamo crescere. Dobbiamo imparare come ho detto ieri: se tu non parli col Signore, non è che devi parlare sempre ad alta voce, anche dentro al cuore tu devi comunicare con Dio, perché Lui ti dà le risposte dentro il cuore. Cominci ad imparare la voce di Dio, come ti risponde: oh, che bello! Grazie, Signore, grazie, Signore. Vorrei avervi tutti vicino a me, per guardarvi in faccia. <ride> per vedere quando preghiamo, che fai tu? Magari stai così, guardi come che guardi, così non dicevi niente. Dobbiamo imparare. Il Vangelo per noi è il prototipo come le persone, le folle, ma i singoli che si spostano verso Gesù in un modo semplice e se ne vanno a casa con il risultato, con il biglietto vincente, il cieco, il lebroso, la donna col flusso di sangue, i dieci lebrosi. Gente incapace, gente che non sa più dove deve andare, va a Gesù, puff, arriva a casa, liberato. Così dobbiamo fare. Noi quando ci mettiamo insieme, sorelle e fratelli, dobbiamo ristrutturarci davanti al Signore, ci dobbiamo aprire. Come se ti lo metti in ginocchio, ti metti in ginocchio, ti alzi, ti muovi, non devi stare come, come una statua. No, le statue stanno nella Chiesa, noi dobbiamo stare davanti al Signore. Perché ci sono delle chiese che ci sono, le statue che sono di gesso, non si possono muovere. Ma alcuni credenti stanno come le statue, ma non è una critica: è perché così tu vai e vieni, vai alla messa delle 5, torni alla messa delle 8, torni un'altra volta e, e, e non cresci così. Noi dobbiamo crescere, dobbiamo esercitarci davanti al Signore e atti di fede. Già quando noi ci spostiamo verso di Lui è un atto di fede. Va bene, non mi voglio prolungare, io spero che già da oggi, da questo momento, cominci a, a pensare: io mi devo quando canti, quando tu ti esprimi verso Dio. Si fa spazio nel, nel, nel cuore. Quando io ne tolgo l'acqua e sto sotto la sorgente ci entra l'acqua si rinnova diventa acqua circolante acqua corrente si dice in dialetto nostro bevi e non tener mente cioè non ti preoccupare è l'acqua stagnante che è piena di virus è piena di, di miserie che pigli il tifo che pigli la malaria invece quando noi facciamo circolare Benediciamo Dio, lodiamo Dio, preghiamo il Signore e ci mettiamo davanti a Lui. Si, rinnova, si rinnovano le cellule spirituali. Oh, fammi dire una parola a modo mio. È importante che capisci perché non dobbiamo usare per forza la, la terminologia biblica per capire, Gesù usava anche le parabole per, per far capire e non solo, non è il linguaggio teologico che per forza riusciamo a capire, basta che capiamo, poi ci avviciniamo al Signore e Lui opera nella nostra vita. Mm. Leggiamo insieme il Salmo 96, dal verso 1 al verso 3. Alleluia, gloria al Signore. Dobbiamo andare charmante davanti al Signore, eh, lodando, benedicendo Dio. 96 verso 1. Cantate al Signore un cantico nuovo: cantate al Signore, abitanti di tutta la terra. Leggiamo il verso 2 fino al verso 3, leggiamo. Cantate al Signore, benedite il Suo nome, annunciate di giorno in giorno la Sua salvezza. Annunziate la Sua salvezza. La vera lode comprende altresì la testimonianza del piano divino di redenzione. Come lo comprendiamo noi se non cresciamo con la parola? Lo viviamo e poi scopriamo anche il progetto, che è nella parola del Signore come quei progetti che vedi la casa prima di averla fatta. Fanno dei disegni, sono dei disegni di rendering che si fanno, che già ci vedi le persone che camminano dentro, ma la casa non c'è ancora. Il Signore attraverso la Sua parola ci prospetta il progetto di redenzione che ha fatto per noi, mandando il Suo Figlio, che noi non c'eravamo ancora, Lui già moriva per noi. 2000 anni fa e allora, quando noi lo comprendiamo, noi non possiamo tornare indietro. 2000 anni, però, beneficiamo adesso dell'opera che Lui ha fatto, gloria al Signore. Leggiamo il verso 3: proclamate la Sua gloria fra le nazioni e i Suoi prodigi fra tutti i popoli. Se stiamo troppo imbacchettati, come facciamo? Oppure vogliamo diventare dei perfezionisti. Ah, se non lo faccio come si deve fare, non lo faccio. E passiamo da vita perché dobbiamo essere perfezionisti, se no non lo faccio. Io non evangelizzo perché lo devo fare e allora non lo fai mai. Noi dobbiamo parlare alle persone che parliamo tutti i giorni. Perché dobbiamo essere diversi quando gli parliamo del Signore? Come ci esprimiamo per la nostra quotidianità? Così ci esprimiamo per quello che riguarda la salvezza. Proclamate la sua gloria fra le nazioni e i suoi prodigi fra tutti i popoli. Io come parlo con le persone il giorno per le cose che faccio? Mi capiscono. Quando parlo del Signore non mi capiscono. Lo dico a modo mio, ma lo dobbiamo dire, lo dobbiamo dire. La sua gloria fra le nazioni, la gloria del Signore è molto più grandiosa del mero splendore della sua maestà. Essa possiede tutti gli argomenti per suscitare ammirazione e lode, quali le opere della sua creazione, della redenzione. Cioè redimere ci ha presi, ci ha comprati e ci ha trasportati, ci ha preso dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita, per un atto, che è solo di sua competenza, di redimerci. È venuto dal cielo per venire a redimerci, a tirar fuori, a comprarci. È diventato peccato per noi. Gesù che non aveva mai peccato è diventato... Tutto il peccato come se fosse una massa eh, e lui è diventato proprio così. Il nostro che si è accumulato. Gloria al Signore. Va bene, mo' mi fermo e andiamo avanti. Però dobbiamo migliorare. Perché dobbiamo sentire Dio che ci parla, Dio che ci risponde. E così cresciamo. Alleluia preghiamo il Signore che ci guidi man mano che andiamo avanti se no diventiamo polemici poi passiamo dall'altra parte mettiti insieme con me quando prego io tu mi sostieni cioè diventi uno con me e dici sì Signore, sì Signore quando c'è la libertà di preghiera per tutti parli tu col Signore facciamo salire la voce di tutti, così nel campo ognuno parla direttamente col Signore e parliamo tutti col Signore, ci apriamo al Signore comunichiamo, tu sei bergamasco, parli bergamasco tu sei milanese, parli milanese tu sei barese, parli barese tu sei siciliano, parla siciliano io sono salernitano, parliamo ognuno in tanto Dio li capisce tutti alleluia Preghiamo il Signore. Dai. Signore, noi veniamo a te nel nome di Gesù Cristo e ti preghiamo: sì, che la tua parola sia illuminante, che la baciù dello Spirito Santo si posi sulla nostra mente, sul nostro cuore e porti luce perché la tua parola è una luce ed è una lampada per noi a corta distanza e a lunga distanza ci fai vedere come dobbiamo muoverci, camminare per camminare nella luce insieme con te che sei la luce del mondo. Grazie Signore per la possibilità che ci dai ed insieme ti vogliamo benedire, lodare e glorificare. Insieme Signore sì, fa che nessuno di noi resti seduto come uno spettatore, ti prego Signore, ma che tutti possiamo ricevere da te qualche pezzo di nutrimento che ci serve per oggi e man mano così camminiamo insieme con te nel nome di Gesù te lo chiediamo amen, amen, amen così sia, così sia, così sia alleluia e cantiamo anche un bel canto dona tutto a Gesù 485 dona non pensare subito che gli devi donare quello che è già suo, i tuoi beni, i tuoi soldi, tutto, no, donagli il cuore, poi il resto piano piano viene. 4, 8, 5, dona tutto a Gesù. Mm. Tu che sei più maturo quando mi senti parlare così terra a terra, diciamo, sappi che noi abbiamo. Migliaia di migliaia che non hanno mai aperto la bocca davanti al Signore. Dobbiamo tutti lodare il Signore. Tutti. Cantiamolo questo cantico insieme. Se sei stanco di cercare. Smetti di sognare, esci da Lascia tutto ai piedi di Gesù Dona tutto a Gesù Dona tutto a Cristo I tuoi sogni infatti ed il tuo cuore deluso Jesus, dona tudo a Cristo e transformará o homem. Chiedi i nostri cantici attraverso Whatsapp al numero 328 873 7893 e se ci scrivi fuori dall'Italia ricorda di inserire il prefisso più 39. <ride> Gloria al Signore, alleluia. Noi siamo lontani ma seri nella mia chiesa. Quando pregavamo prima avevamo i professionisti, due, tre, sempre gli stessi che dicevano prima e dopo già si sapeva quando pregavamo quanti eravamo 70 80 diciamo adesso dicevo dico adesso preghiamo va bene preghiamo tutti allora mi mettevo a passare mettevo la, la mano sulla spalla su ognuno e ognuno si doveva preoccupare di pregare se non sai pregare prega per imparare e così fai doppia preghiera. Una per pregar, imparare a pregare, Signore, aiutami che devo dire. E poi quando lo dici, dici quello che è la preghiera. Perché tutti dobbiamo aprirci davanti al Signore. Dai, prega, dobbiamo pregare tutti in fila. Ognuno si preparava, ognuno si prepara per fare la sua parte. Perché questa è la Chiesa di Gesù Cristo. Alleluia, gloria a te Signore. Alleluia, oggi abbiamo un bel messaggio. Presso la via un cieco, un cieco che stava a fianco alla via. Leggiamolo insieme. In Marco capitolo 10 verso 46. Che bello sei, signore. Poi giunsero a Gerico e come Gesù usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una gran folla, vedi, quando dico che ci sono le folle, giusto? Ci sono le folle come c'erano le folle quando la donna col flusso di sangue si spostava. Le folle che camminavano con Gesù per... Ah sì, ho visto, ho visto pure l'amico mio che è guarito. Ah, io ho visto allungare la gamba. Mi sono trovata in riunioni dove il Signore operava la grande che si allungavano le gambe. Uh, ho visto, è una cosa è vedere, è una cosa è ricevere. Le folle seguivano Gesù. Però poi troviamo qualcuno che e noi, noi dobbiamo tutti ricevere una gran folla. Il figlio di Timeo, bar, Timeo, cioè bar in aramaico vuol dire figlio. Timeo, figlio di Timeo, bar vuol dire figlio di Timeo. Cieco mendicante sedeva presso la strada. Figlio di una persona importante, per metterci il nome vuol dire che a Gerico. Era uno che figlio di un, un persona conosciuta. Con il nome Bar, vuol dire figlio di Timeo. Timeo, figlio di Bartimeo. Figlio di Timeo, figlio di. Come tutti i figli di Adamo che abbiamo perso la vista spirituale. Restiamo pure noi al lato della strada. Sedeva presso la strada, mettiti là perché se no ti viene a finire addosso qualche carrozza, qualche carro, qualche cammello. Ti raccomando, non ti muovere di là perché questo devono camminare tutti Trudeau, stati là era presso la strada ed è la figura di noi figli di Adamo lui era figlio di Bartimeo, noi figli di Adamo stiamo senza Gesù pure noi ciechi al lato della strada maestra che porta al cielo. Mm. <ride> sì, sì. Siamo ciechi spirituali se Gesù non ci apre gli occhi. Noi non vediamo niente. Stiamo a fianco alla strada e le persone che camminano ci dicono solamente "Scosta, stai tanto più là perché qua ci dobbiamo passare noi. Attenzione, non ti muovere da dove sei". E noi stiamo là come stava cieco? Guardiamo nel verso 47. <ride> Udito che chi passava era Gesù il Nazareno, e gli passò il sonno, si mise a gridare a dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. <ride> Senza dubbio, Chissà quante volte aveva pregato dentro di sé, in cuor suo, Dio mio, tutti ci vedono. Sento dire che uno vede i fiori, l'altro vede il cielo, l'altro vede. Signore Dio, io non vedo niente. Signore, io non vedo niente. Signore, i miei occhi. Signore Dio mio. Che bello, Signore. Senza dubbio, chissà quanto aveva pregato. Ma attenzione, come udì che passava Gesù, non fece più la preghieruccia dentro, fra sé e Dio. C'era un'occasione come non mai perché aveva sentito, non aveva visto Gesù, aveva sentito, tale quale come siamo io e te. Noi non abbiamo visto Gesù, ma abbiamo sentito milioni e miliardi di persone, di testimonianze, che dove arriva Gesù cambiano le cose. Alleluia. Molti dicono, se io non vedo, io non credo, che cosa vuoi vedere? Le cose che vedi non sono più di fede, sono, tu già li vedi non sono più da sperare perché tu già io quando ho già la Bibbia non spero di avere la Bibbia se non ce l'ho spero di avere la Bibbia se no non, non, non spero niente perché già ce l'ho Signore grazie Udi cominciò a gridare il titolo era quello del Messia perché lui già Aveva dentro di sé e aveva sentito che il Messia doveva essere un pro, uh, della stirpe di Davide e che ciò che succedeva in giro, perché la folla parlava. Chi è questa folla? C'è cioè Gesù. Lui collegando le due cose, comprese che chi stava passando era il Messia, l'unto di Dio, mandato da Dio. Dio stesso, venuto in carne, vedeva quello che i religiosi non vedevano. I religiosi discutevano e lui con gli occhi chiusi. Loro dicevano che vedevano e non vedevano niente. Lui non vedeva ma vedeva tutto. Gloria al Signore. Vedeva quello che i religiosi non vedevano. La giusta persona. Lui si trovava di fronte alla giusta persona con la giusta preghiera. Fuh. Si trovava di fronte al figlio di Davide, il Messia, con la giusta preghiera. Non era una preghiera professionista, non era con tutti i punti, con quella voce, era una preghiera che Gesù aveva già insegnato come doveva essere la preghiera. Guardiamo Gesù in una parabola come ha spiegato che deve essere la preghiera, non un ritornello, una ripetizione, no. Leggiamo insieme in... Luca capitolo 18 verso 13. Così impariamo anche la preghiera, come deve essere perché Gesù ci dice tutto. Da questo poco di Vangelo, Gesù ci ha messo tutto quello che ci serve per raggiungere il cielo, per vivere in comunione con Lui, per incontrarlo perché le cose rivelate sono per noi, quelle che non le sappiamo anziché rovinare il mondo e dire cose, una cosa per un'altra, atteniamoci a quelle che sappiamo. Gesù aveva detto nel verso 13, ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo, oh Dio, abbi pietà di me peccatore». Allora, Gesù aveva detto che questo pubblicano, uomo di seconda classe per tutti, il pubblicano era un uomo qualunque, figlio di nessuno. Il fariseo invece era sapeva tutto lui. E Gesù aveva detto che il pubblicano pregando in questo modo: "O Dio, abbi pietà di me peccatore". Se prendiamo la preghiera del cieco, che cosa dice nel verso 47 che abbiamo letto? Dice Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, come se fosse stato alla scuola di Gesù questo cieco: pregava al modo che Gesù aveva detto che il pubblicano se n'era andato liberato, giustificato mentre il fariseo no. La predisposizione del cuore. L'umiltà del pubblicano è riscontrabile in ogni aspetto della sua postura e del suo comportamento. Quando io dico, mi riferisco alla postura, mi riferisco che si inginocchiò, Batteva il petto e chiedeva perdono. Ora la postura del corpo è relativa, però quando diciamo quando andiamo al Signore dobbiamo andare con riverenza se vogliamo delle risposte. Ecco, anche la posizione del nostro cuore davanti al Signore deve avere quella umiltà del cieco o del pubblicano. Leggiamo insieme. L'umiltà del pubblicano è riscontrabile in ogni aspetto della sua postura e del suo comportamento. Nel momento in cui si trova confrontato con la realtà del proprio peccato, reagisce con un atto di umiliazione e di ravvedimento il fariseo e il pubblicano si trovavano agli antipodi su ogni singolo punto. Quello stava inginocchiato, si batteva il petto ed era e confessava e invocava il perdono di Dio. L'altro stava in piedi, si gloriava e diceva, era andato nel Tempio per dire quando lui era bravo, come se Dio non lo conoscesse. Come se Dio non sapeva quando era bravo, non sapeva, come se Dio non avesse saputo che era un ipocrita. Perciò noi non dobbiamo essere ipocriti. Che cosa diceva quello là? O Dio, abbi pietà. Che diceva il cieco? O Dio Gesù abbi pietà. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Al posto giusto con la preghiera giusta. Noi dove siamo oggi? Siamo anche noi al posto giusto, dobbiamo però fare la preghiera giusta, perché Gesù è dove siamo noi, dove sei tu. Noi dobbiamo passare al posto del cieco o del pubblicano per fare la preghiera giusta verso la persona giusta. Alleluia, così dobbiamo proseguire. Egli non aveva speranza alcuna se non nella misericordia di Dio. È proprio una tale presa di coscienza che la legge vuole condurre ogni peccatore al Signore, perché dobbiamo riconoscere che noi siamo venuti meno e non abbiamo messo in pratica quello che Dio voleva. E questo, noi possiamo entrare in sua presenza solo. Attraverso una presa di coscienza che noi abbiamo sbagliato e abbiamo bisogno di essere perdonati dal Signore. Alleluia! Alleluia! Il pubblicano non aveva visto mai il cieco, il cieco non aveva mai visto il pubblicano. Ma lo stato d'animo quando noi abbiamo bisogno di andare al Signore. Questa è l'istruzione che noi abbiamo bisogno di sapere. Continuiamo a vedere un poco come continua il cieco. In Marco 10.48. E molti lo sgridavano perché tacesse, ma quello gridava più forte figlio di davide abbi pietà di me lo sgridavano in altre parole le persone gli dicevano sta zitto zitto che c'è il maestro facciamo brutta figura a gerico state zitto lo sgridavano Guardiamo nel verso 47. Quando cominciò, quando udì che passava, che, quando udì che chi passava era Gesù il Nazareno, si mise a gridare e a dire, Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me. Cioè vuol dire in greco questo, questo passaggio. Io non so il greco, ho trovato scritto così. In greco vuol dire, per appena capisco l'italiano, e in greco vuol dire, gridava, gridava, gridava. Cioè lui si era fissato che si doveva formare una via virtuale per raggiungere Gesù, come la fede. La fede è una via virtuale che si crea. Quelli che parlavano da un lato all'altro non ne pensava proprio. Gridava, gridava, gridava. Faceva il contrario di quello che dicevano quelle cose. Cioè lui si faceva una strada tutta sua. Nessuno poteva interferire perché lui si era messo i paraocchi come un usomaro e non vedeva niente da una parte all'altra a lui gli interessava una cosa di far giungere la sua voce a Gesù ci vuole da essere professionisti quando abbiamo bisogno mm. gridava 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 faceva il contrario di quello che dicevano gli altri non permetteva a nessuno di impedirgli di andare a Gesù non mi importa proprio che dici tu non mi importa proprio che dici tu tu puoi dire quello io grido più forte non sento i miei orecchi sono sordi io no, non sono solo cieco ma alla voce di quelli che sono vicino io sono pure sordo perché io voglio raggiungere colui che oggi c'è la possibilità di raggiungere perché io non avrò mai più la possibilità, mo sta passando. Perché Gesù, passando per Gerico, stava andando verso la crocifissione, come se avesse saputo che non lo vedeva mai più. Mm. Pensava dentro di sé: se non approfitto oggi, noi rimandiamo sempre, poi domani entro al culto, domani e chi l'ha detto che ci siamo domani? Gesù andava alla croce, ma se noi domani non ci siamo più, quando dobbiamo pregare? Sempre al presente. Che bello il Vangelo, grazie Signore. Non permetteva a nessuno di impedirgli di andare a Gesù. Guardiamo nel verso 49. Ma questo è, è, è grande, sto, sto giovane, non so quanti anni aveva. Grazie Signore, grazie Signore, che bello sto giovane. E Gesù, fermatosi, disse: chiamatelo. La fede fa fermare Gesù. Hai udito mai che il Signore risponde alla fede? Quando noi esercitiamo la fede, fa fermare a Gesù. Gesù, l'unica voce che sente, sente la voce della tua fede e la tua fede cresce quando tu non stai a sentire che dicono gli altri, quando non ti lasci condizionare né dalle circostanze né dalle persone che ti stanno, quando tu spari dritto per andare al Signore e basta, l'unico punto di riferimento, un filo, invisibile che è la fede che fa fermare Gesù. La fede fa fermare Gesù. E implicitamente Gesù, guarda che dice, chiamatelo. Implicitamente... E chiamarono il cieco dicendogli, implicitamente Gesù diede la risposta a due. A quello che gridava, fammelo guardare in faccia la sorella. Gesù implicitamente stava dicendo a quelli che gli dicevano di stare zitto di stare zitti loro. E a lui che aveva la fede lo voleva vedere. Cambia la scena quando noi esercitiamo la fede nel Signore, quando noi perseveriamo, cambiano le cose parliamo con tutti e non parliamo con Gesù. Se si metteva a parlare con gli altri, perdeva l'occasione. Lui chiese il giusto, chi è che sta passando? Sta passando Gesù. Ah, mo non mi importa più di voi, mi interessa Gesù. Gesù rimproverava chi cercava di fermarlo. Disse "Chiamatelo". Ordinò come dire Coraggio, alzati, sei sul ciglio della strada, sei ancora per terra forse, sei ancora buttato lì. Questa è l'immagine mia e tua che siamo al lato della strada e il Signore ci chiama di passare sulla strada dove è Lui, la strada maestra che porta a Dio. Gesù ha detto io sono la via, la verità e la vita. Quando noi passiamo dove è Lui, allora cominciano gli occhi nostri ad aprirsi. Coraggio, alzati, Egli ti chiama. Questo è il messaggio a ogni singolo credente. Questo è il messaggio che serve a noi questa mattina. E ad ogni anima smarrita. Siamo sul ciglio della strada, dobbiamo passare sulla strada. Ad ogni anima nel bisogno. Gesù, Egli ti chiama. Oggi Egli chiama a me e a te. C'è un altro passo che ci aiuta a vedere, perché l'Evangelo è bellissimo, è chiaro. Leggiamo insieme in Giovanni 11, 28, c'era un altro caso che era la casa di Maria e di Marta, amici di Gesù, che era in pene. E' 11:28. Era in pene perché era morto Lazzaro, erano passati quattro giorni, Gesù non era andato. Però poi Gesù andò, come è venuto oggi, come è oggi? a casa tua e qui da me. Eh? Detto questo se ne andò e chiamò di nascosto Maria, sua sorella, dicendole, il maestro è qui e ti chiama. Alleluia. <ride> Egli ti chiama, Gesù chiamava il cieco, Gesù chiamava a Maria, a Marta. Gesù chiama sempre, Gesù chiama a me e a te. Nella situazione che ci troviamo, Gesù non ci trascura, Gesù ci chiama. In quel momento l'unico che poteva rispondere era Dio, ma aveva appena confessato, come aveva confessato il cieco nel verso 27, Marta aveva detto una cosa. Guardiamo insieme il verso 27. Ella gli disse, sì Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Alleluia. Come lei fece questa confessione di fede, si sprigionò la fede nel suo cuore. E quando la sorella gli disse, Gesù ti chiama, lei, mm, che bello. Gesù è Dio. E nella sua confessione si era attivata la fede, la fede che qualcosa stava per cambiare, sentiva dentro, ma che mi chiama, qualcosa deve dire, come quando tu vai vicino a una persona che ti aspetta la risposta, che ti devo dire il primario, quando aspetti la risposta di come sta il tuo parente, la, 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 dalla, dalla bocca. Del primario ti aspetti che ti dai i risultati, che il tuo parente stia bene, che sta migliorando. Così la fede di Marta, dopo aver espresso la sua fede nel dire che tu sei Dio, che sei venuto, tu sei il Messia. Alleluia! Gloria al Signore! Si sprigiona la fede, che dice: mo, mo devo andare perché qualche cosa, qualche cosa mi deve dire. Alleluia. Si era attivata la fede che qualcosa stava per cambiare, proprio come il cieco. Guardiamo nel verso 29 che cosa succede. La fede è, è una cosa che nasce quando noi la cominciamo a dirigere verso chi può rispondere. Se lo fai verso una statua, chi tanto la fa? Non ti fa niente. Verso Gesù che è vivente, la fede si sprigiona perché egli è Dio. Ed ella, udito questo, si alzò in fretta e andò da lui. Ecco qua, era nata la fede, era nata la fede nel suo cuore perché mo già io, a due primari, per sapere che, come sta, che cosa possiamo fare per mio fratello che è morto, però chissà che cosa mi vuole dire. Ella udito questo, si alzò in fretta e andò da lui. Alleluia. Parti sparata, dico io, eh. Parti sparata, non so cosa, ma con Gesù c'è sempre qualche sorpresa. Fratelli, credenti, non è vero che con Gesù c'è sempre qualche sorpresa? Quando dico che noi ci mettiamo insieme, e andiamo al Signore, ci dobbiamo aspettare sempre qualche sorpresa perché siamo entrati peccatori e siamo usciti salvati, siamo entrati malati e siamo usciti guariti, siamo entrati stanchi e siamo usciti freschi. Quante cose più puoi aggiungere? Noi perciò dobbiamo, quando andiamo al Signore che ci mettiamo insieme, dobbiamo guardare come diceva quel fratello. Io quando vado al culto è come se fosse la festa di quando ero bambino che c'era la giostra. Perché? Perché. Parti già con il desiderio che lo Spirito Santo deve fare qualche cosa di speciale nella tua vita. Sore, sei partita così stamattina? Hai aspettato alle dieci e mezza per dire che leggiamo la parola del Signore? Chissà che Dio attraverso la Sua parola mi manda questo bisogno che tengo. Alleluia! Gloria al Signore! Che bello! C'è sempre qualche sorpresa, fratelli, è vero? Guardiamo il cieco come continua. Leggiamo nel verso 50. Allora il cieco gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Sacca Viene da piangere. Perché quel mantello, immaginati come viveva, no? Lui era cieco quando gli dovevano dare qualche centesimo, no? Lui che cosa faceva? A noi mettono dei barattolini per metterci qualche centesimo dentro, qualche cosa. Allora lui quel, quel mantello lo metteva come un utelo così, si se ci sedeva sopra. E poi chi passava che ci buttava qualche centesimo lo buttava su quel mantello. E allora lui ogni tanto toccava qualche centesimo che c'era, se lo metteva in tasca, perché era di sua proprietà, diciamo, come se fosse il suolo suo. Buttò via il mantello. Signore, grazie. Il giorno lo spandeva che ci buttavano qualche centesimo e la notte quello non è che aveva la pensione come adesso, la notte si arrotolava in quel mantello e dormiva. Ma quando Gesù lo chiamò, Pensò non mi serve più alleluia. Si era attivata la miccia della fede dentro. Questo mantello non mi serve più adesso, leggiamo insieme. Gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Noi non siamo stati ciechi fisicamente, ma siamo stati ciechi spiritualmente. Quando Gesù ci ha chiamati abbiamo visto la luce del cielo nella nostra vita. Non mi serve più, la fede era nata. La fede, quel granello di senape dentro di lui, si era aperto e aveva cominciato a mettere fuori la vita che c'era dentro, la fede che si apre, come la fede della Samaritana. Quando noi abbiamo a che fare con Gesù, lui è la sorgente della vita. Lui crea la fede, Lui attiva la fede dentro di noi quando noi andiamo a Lui con tutto il cuore. Guardiamo nel capitolo 4 di Giovanni un'altra persona che pure sembrava insignificante questa donna. Una donna con cinque mariti più quello che aveva non era suo marito, non è che era proprio di alta qualità. Dice la parola del Signore che mentre parlava con Gesù... La donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente, la secchia si chiama secchia perché erano di legno, erano come le botti che si facevano con un manico, il ferro si usava poco. La secchia era di legno, la fede nel suo cuore, mentre parlava con Gesù, era di oro. Noi dobbiamo avere la fede di oro e la secchia non ci serve più perché era diventata lei il recipiente dell'acqua viva. Mentre si era, aveva cominciato a parlare con Gesù, la parola di Gesù, che è spirito e vita, aveva creato in lei quel fatto che la secchia. Ormai non gli serviva più. Lei era diventata in quel momento il recipiente con l'acqua viva che Gesù gli aveva parlato. Diventò la prima pred predicatrice del Vangelo ai gentili. Causò un risveglio. Molti, molti samaritani andarono e si convertirono e dissero tu sei veramente il salvatore del mondo. Lei partì e andò dai leader religiosi per dire, venite. Non è questo quello che noi diciamo che deve arrivare, perché aveva bisogno della conferma dei capi religiosi, che i capi religiosi di Samaria erano più umili di quelli di Gerusalemme. Andarono e riscontrarono che veramente era lui e dissero alla donna, non è che ce l'hai detto tu, noi abbiamo riscontrato che questo è veramente il Salvatore del mondo. Samaria che erano pagani. La donna che era peccatrice un risveglio nella città. Gerusalemme la chiesa attuale lo crocifissero. Signore aiutaci. Guardiamo sto cieco che ti combina. Leggiamo il verso 51, 10 51. Ma che belle ste storie. Non senti nel cuore che lo Spirito Santo ti sta parlando questa mattina? Ci sono grandi personaggi che sanno fare la preghiera, sono persone come noi che si rivolgono in fede al Signore, ci vogliono i professionisti per pregare? No, tu lo puoi fare. Gesù rivolgendosi a lui gli disse: Che cosa vuoi che io ti faccia? Gesù chiede a ognuno di noi che cosa vuoi. Quando noi ci mettiamo insieme, fa conto che passa Gesù vicino a te, mentre stai, ti domanda. Lo sai che molte volte non sappiamo manco noi che vogliamo? Componiamo dentro di noi quando andiamo al Signore per dire Signore, io oggi ho bisogno che tu mi rispondi, è inutile che vado girando, io vengo a te perché tu sei la risposta, sì, Cristo è la risposta al nostro bisogno, al tuo bisogno, al mio bisogno, questa è la dimostrazione del Vangelo, questo ci dice il Vangelo, non ci sono personaggi eccellenti, ci sono persone come noi che nel bisogno sanno dove devono andare. Gesù chiede a ognuno di noi, che vuoi? Gesù ti sta chiedendo, che vuoi, sorella, stamattina? Non è che stai là, e dici, sto guardando un fratello cataldo, che te ne fai, fratello cataldo? Devi avere comunione col Signore che mentre senti che parla la tua coscienza, dici, Signore io ho bisogno che tu rispondi al mio bisogno. Oggi, Signore, io non mi sposto da qui perché io grido a te, voglio fare come il cieco, voglio fare come la Samaritana, voglio fare come quel pubblicano, Signore. Gente come noi. Leggiamo il verso 52. Che io recuperi la vista. Rabuni. Gesù gli disse, va la tua fede ti ha salvato. In quell'istante egli recuperò la vista e lo seguiva per la via. Mm. La tradizione dice che divenne un fervente discepolo nella chiesa primitiva. Guardiamo nel verso 46 dove stava questo uomo. <ride> Giunsero a Gerico come Gesù usciva. A Gerico con i suoi discepoli, una gran folla, eh, il, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco mendicante, sedeva presso la strada. Hmm. Guardiamo nel verso 52, dove si trova questo cieco? Gesù gli disse va la tua fede ti ha salvato in quell'istante egli recuperò la vista e lo seguiva per la via guarda che differenza passa prima era lì seduto su un coso a fianco alla strada trascurato da tutti nessuno più cercavano di fermarlo a fianco alla strada quando Gesù ha operato nella sua vita, recuperò la vista e lo seguiva per la via. Passò, incominciò a camminare nella via di Gesù. Puh. Gloria al Signore, grazie Signore. Mm. Per, lo seguiva per la via. 1052, lo dobbiamo leggere questo, perché il Signore non fece solo questo. Signore, fece quello che vuole fare nella tua vita questa mattina. Alleluia. Hai pensato che puoi pregare pure tu? 10:52, guardiamolo, che dice la parola del Signore. Dice così: La tua fede ti ha salvato con tutta probabilità gli occhi fisici e spirituali di Bartimeo. si aprirono nello stesso momento la guarigione esteriore lui fu il riflesso della salvezza interiore il Signore fece due cose gli diede la vista fisica e quando operò per la vista fisica lo salvò pure gli diede la vista spirituale che divenne uno che camminò con il Signore tutta la sua vita, lo seguiva per la via perché nel momento che il Signore opera nella tua vita, Lui risponde al tuo problema e ti salva perché il suo potere è come una sfiammata di elettricità che lo Spirito Santo sfiamma su di te, ti mette un potere nuovo nella tua vita. È come una scarica di corrente, è la potenza di Dio, la potenza dello Spirito Santo che ti guarisce e ti salva quando tu vai a Lui con tutto il cuore e non ti lasci intrappolare da niente. Matteo 11,28 c'è qualcosa che il Signore dice a me a te stamattina. Matteo 11, 28. 28, Gesù che cosa fa stamattina? Nel Vangelo abbiamo visto che non ci sono i professionisti della preghiera, ci sono delle persone come me e come te. Gesù si avvicina con la Sua parola a me e a te. Leggiamo insieme, venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Qual è l'esempio delle persone che abbiamo nominato? Queste persone che noi abbiamo parlato, c'è qualcuno che a rifletterci ti fa sentire che ti puoi immedesimare in quella persona mentre Gesù sta passando. E che lo Spirito Santo ha portato luce al tuo cuore che la fede è molto più semplice di quando tu hai pensato, nel passato la fede, come devo fare per la fede? Che cos'è la fede? Come se fosse che la possono avere i religiosi e tu che sei una persona di seconda classe pensi di non poterla avere. Il Signore ti ha dimostrato questa mattina che la fede quando ti dirigi verso di lui con tutto il cuore. È lui che attiva la fede perché è di natura spirituale. È la fede di Dio che viene fuori dalla potenza del Vangelo, che attiva dentro di te la fede verso di lui e lui opera e vuole operare questa mattina, che lo Spirito Santo ha portato luce al tuo cuore. Questo riposo lo puoi avere per un atto di fede in Gesù. Io ne voglio ancora stamattina. Io voglio avvicinarmi ancora al Signore. Alleluia. Abbiamo parlato del cieco, del pubblicano, di Marta, di Maria, della Samaritana. Gesù ci invita. Era gente come noi. Il Signore Gesù, quando noi ci avviciniamo a Lui, lo Spirito Santo ci prospetta e ci fa comprendere quanto è grande e allora si attiva la fede. Queste persone non si lasciavano trasportare da che dicevano gli altri. Volevano un filo diretto con la persona di Gesù. Noi vogliamo andare così al Signore. Così dobbiamo andare prima che andiamo e preghiamoci c'è un bel cantico che lo vogliamo cantare insieme che dice lungo presso la via presso quella via stamattina ci siamo io e te gloria al Signore è il numero 422 che dice presso la via non restare presso la via Passiamo nella via e seguiamo Gesù, mettiamoci dietro a Lui e lo seguiamo. Cantiamolo questo canto. Amico caro, amica cara che sei nel dolore, Gesù sta passando, afferra la sua mano e cambia la tua situazione. Leggiamolo insieme quel bel verso che dice, amico caro, amica cara, noi non siamo da meno di quelle persone che abbiamo letto. Tutti possiamo, tutti. Tu non puoi essere escluso perché non sei inferiore del cieco, non sei inferiore della donna samaritana, non sei inferiore del pubblicano, non sei inferiore di nessuno di quelli che sono nel Vangelo. Puoi andare direttamente a lui perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Amico caro, amica cara. Che sei nel dolore e passa, ora sta passando davanti a te per lo Spirito Santo. De, t'afferra alla sua mano, met, allunga la tua mano di fede, e pace e gioia troverai nel cuore. Quando Gesù verrà a regnare sovrano, lui deve avere il primo posto nella tua vita. Daglielo. Preghiamo insieme il Signore. Digli, Signore, ti ringrazio che oggi sei passato sulla mia via. Io ti invito di entrare nel mio cuore. Ti chiedo perdono. Lava tutti i miei peccati col tuo sangue. Vieni a dimorare nella mia vita perché io ho bisogno di te, perché tu mi cambi la vita. Solo tu lo puoi fare, Signore. Tu mi puoi liberare dall'oppressione, dalla malattia, mi puoi dare la vita nuova, mi puoi dare la vita eterna. Tu mi dai tutto perché tu sei Dio. Io vengo a te, Signore. Opera nella mia vita. Vieni nella mia vita, il mio cuore è tutto per te fino all'ultimo momento alito della mia vita quando la mia vita si spegne io me ne vengo con te Signore oggi io ti do il mio cuore da questo momento lavami col tuo sangue riempimi di spirito santo e io voglio camminare con te grazie Signore grazie Signore grazie Signore se questa preghiera tu l'hai fatta con tutto il cuore il seme la presenza dello Spirito di Dio ha iniziato una vita nuova dentro di te che man mano che tu cammini con Lui e ti nutri della sua parola e lo inviti nel tuo cuore che cammini con Lui, senti la tua vita che cambia man mano, una vita nuova dello Spirito. Sei nata di nuovo, sei nato di nuovo e lo Spirito Santo ti porta a destinazione, ti santifica, ti fortifica e hai comunione con Lui. Prendi nota dove abbiamo letto così poi vai a rileggerli e vedrai quanta benedizione il Signore ti dà. Marco 10 da 46 a 47, Luca 18, 13, Marco 10, 48 e 49, Giovanni 11, 28, 11, 27, 11, 29, Marco 10, 50, Giovanni 4, 28, Marco 51 52. Matteo 11:28. Gloria al Signore. Dio piacendo ci vediamo questa sera alle 19.30 per la preghiera e condividiamo un'altra porzione della parola del Signore. Ti posso chiedere una cortesia di sostenermi con la preghiera, che il Signore mi dia una parola che sia di aiuto per te. È per me, perché io ne ho bisogno come te. Lo Spirito Santo, mentre l'amministriamo, mette le parole nella mia mente, nel mio cuore e che io sia un servitore fedele da essere guidato dallo Spirito Santo, perché la Sua parola è spirito e vita. Quando arriva nel tuo cuore, trasforma il cuore. Perciò ho bisogno che tu preghi per me. Sostienici con la preghiera. Dio ti benedica, ci vediamo questa sera perché il Signore ha iniziato una bell'opera nella tua vita e vuole alimentare quello che ha incominciato a produrre la fede che si sta aprendo per produrre la vita che Cristo vuole che ci sia, la vita dello Spirito dentro di te. Ci vediamo stasera alle 19.30. Pace, Dio ti benedica, buona giornata. Sono felice di averti dato una parola che viene dal Signore. Alleluia. Grazie Signore.